Colazione su. Vai, vai. Ti aspetti. Eccola. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo vlog. Io ho appena finito di far colazione, la Penny anche, e per chi se lo stesse chiedendo, sì, le diamo da mangiare a colazione e a cena, si è abituata in questo modo, quindi ci troviamo bene a darle da mangiare in questi momenti della giornata. Che giorno è oggi? Oggi è mercoledì? Oggi è mercoledì, perché sto vloggando, vi chiederete voi? Perché, allora, adesso devo andare a vestirmi, a prepararmi un attimo e scappo subito, però poi quando ritorno per la pausa pranzo mangerò un boccone al volo e subito dopo ho il pomeriggio free e quindi vado dalla mia parrucchiera e facciamo una prova per un'acconciatura, perché è una cosa che abbiamo un po' improvvisato. Mi ha mandato un video di un'acconciatura che lei ha provato a realizzare su uno di quei manichini che utilizzano i parrucchieri e era appunto un'idea che pensava per me in base a quello che ci siamo dette e siccome la vorrei provare oggi vado e non vedo l'ora, sono emozionatissima. E se riesco vorrei anche poi filmare magari un tutorial, una seconda prova trucco per il matrimonio, se avrò l'acconciatura, perché l'altra volta sono andata, abbiamo provato un po' di cose, però alla fine non è rimasto nulla. Vediamo se invece stavolta rimane e quindi posso filmare. Secondo me vedere un trucco con anche una pettinatura farà ancora più effetto, quindi servirà a me per capire un po' come penso di valorizzarmi, ecco, tutto qui. Quindi magari questo vlog non sarà lunghissimo, non sarà pienissimo di contenuti, però ci tenevo a condividere anche questa cosa della prova di una pettinatura, perché sì, ho già fatto qualche prova, come dicevo prima, sono andata una volta, però non abbiamo fatto proprio un'acconciatura precisa, abbiamo fatto delle prove su degli elementi che mi piacciono e che potrebbero piacermi, però non abbiamo fatto un'acconciatura, questa è la prima volta, sono emozionatissima appunto. E niente, adesso vado a darmi una sistemata, mi devo pettinare, mi devo lavare la faccia, mi devo lavare i denti, mi devo cambiare, sistemo un po' casa e poi esco. Sono le 7:20 in questo momento e io sono contentissima perché fuori è già chiaro, diventa chiaro in fretta, in realtà è chiaro già da un po', adesso c'è anche un po' di sole fortunatamente, però in questi giorni ci sta facendo disperare ancora con la pioggia, temporali eccetera. Dicevo, è chiaro già da un po', la cosa che io amo dell'estate, della primavera inoltrata e dell'estate è che al mattino è chiaro praticamente già dalle 6, se non erro adesso già alle 6 è chiaro, non è più buio pesto, perché quel buio ti mette proprio la voglia di dormire. E invece stamattina ad esempio mi sono svegliata prima del suono della sveglia ed è una cosa che amo fare, perché svegliarsi, questo è Gigi, non ve l'ho detto, però Gigi è uscito prima di me, ancora prima di me, stavo dicendo, non mi ricordo. Svegliarsi con la sveglia è la cosa più traumatica del mondo forse, e invece svegliarsi senza sveglia, inizia ad aprire gli occhi, inizia a girarti di qua, a girarti di là, è la cosa migliore secondo me, perché ti svegli proprio più rilassata, più tranquilla, senza la voglia di spaccare la sveglia, di buttarla giù dalla finestra. Quindi quando mi sveglio così la giornata parte proprio in maniera diversa, infatti mi vedete già allegra, poi vabbè oggi è una giornata particolare, diciamo anche giornata breve, perché appunto poi oggi sono free. E stasera tra l'altro abbiamo anche una cena con alcuni ragazzi del corso prematrimoniale che abbiamo fatto a novembre, con cui siamo rimasti in contatto, e quindi che c'è Penny? E quindi niente, stasera ci facciamo anche quattro risate, dovremmo andare a cena
in un posto che fa carne, tipo Old Wild West, però è proprio una griglieria. Si chiama così? Non lo so. Vabbè, adesso faccio uscire la Penny. Non fare casino perché è presto. Guarda anche male. E io vado a prepararmi. Ok, io sto uscendo. Sì, non sono truccata perché preferisco non truccarmi sin da stamattina, anziché truccarmi adesso, tornare a casa, struccarmi e andare a farmi i capelli. Preferisco rimanere senza trucco sin da stamattina. E ho soltanto applicato la crema idratante, che in realtà è un siero idratante. Aspettate che ve lo prendo, ve lo faccio vedere. Ed è questo qui di Mesauda con cui mi sto trovando benissimo, mi piace un sacco, è quello della linea azzurra idratante, mi piace un sacco il profumo, l'effetto che mi lascia sulla pelle, proprio vellutata, setosa, morbidissima, idratata, quindi lo sto utilizzando tutti i giorni perché mi piace molto. E l'unica cosa, mi dispiace tantissimo, ma oggi non riuscirò a caricare nessun video come gli altri mercoledì, perché ieri sera avrei voluto montarne uno, un vlog a dir la verità, però spero di riuscire a farlo, sì, stasera quando? Vediamo, spero di riuscire a caricarvelo domani. Avrei tanto voluto farlo ieri sera, però siamo stati dal veterinario con la Penny per una visitina di controllo. Niente di non allarmatevi, sta benissimo. E quindi siamo stati lì un sacco di tempo perché sai quando vai, sai quando è l'appuntamento, non sai quando esce perché è sempre pieno di gente. Quindi siamo arrivati a casa abbastanza tardi e vi dico la verità, non avevo voglia di mettermi sul divano a montare il video, ma ci siamo guardati un bel film. E però spero di riuscire a farlo stasera dopo aver filmato il tutorial, prima di andare fuori a cena, col fatto che non devo cucinare, spero di riuscire a farlo. Spero di non lasciarvi senza video anche domani. Ragazzi, i tulipani resistono, eh? Direi che li ho sottovalutati perché stanno durando parecchio. Guardate qui, sono molto contenta. Ne ho visti altri da Lidl perché ieri sono stata da Lidl, tra le altre cose, e ne ho visti altri, li avrei voluti prendere, però ho detto no, finché loro non si sono ancora aperti, direi di no. Sono troppo carini. Ragazzi, sono in macchina, ma va che scoperta, Jenny, non l'avrebbero mai capito, non si sarebbe mai capito. Comunque, c'è anche la Penny, non so se la vedete, però c'è anche la Penny perché stamattina la sto portando dai miei genitori. E stamattina sono già riuscita a innervosirmi un paio di volte perché inevitabilmente la mattina presto riesco sempre a trovare davanti a me gente, come dire, posso dirlo, rincoglionita. O meglio, non è gente che non sa guidare, ma è gente furbetta che rischia di farti fare gli incidenti già di prima mattina. Io non li sopporto, gente che non rispetta le precedenze, gente che non rispetta gli stop. Va bene, quindi già di prima mattina partiamo bene. Se ve lo state chiedendo, perché forse me l'avete chiesto, non so però se su Instagram o su YouTube, gli occhiali che indosso sono di un brand che si chiama Northwick, li adoro, mi piacciono tantissimo, ne ha preso un paio anche Gigi, sono veramente molto carini, le lenti sono fatte bene, e mi piacciono un sacco, non costano tantissimo però promossi come occhiali. Cos'altro vi volevo dire? Ah sì, vabbè, sono vestita a strati stamattina perché non si sa più come vestirsi in questo periodo. La mattina ci sono 10 gradi, il pomeriggio ce ne sono 25 e quindi inevitabilmente bisogna vestirsi a strati, altrimenti si muore di freddo o di caldo a seconda del momento della giornata, però vabbè, va bene, ci accontentiamo, basta che non venga giù l'acqua tutti i giorni e va bene così. Ragazzi, sono a casa, fa un caldo pazzesco, infatti mi sono cambiata e oggi credo che uscirò a maniche corte perché se c'è questo sole, assolutamente. Sto per mangiare, proprio perché è uscito questo caldo io non ho molta fame, quindi di solito cosa faccio? Un'insalata mista con poi carote, pomodori, insomma un po' un misto e condito con l'aceto balsamico perché a me piace un sacco, molto di più rispetto all'aceto normale, olio, sale, aceto balsamico. E poi adesso sto facendo anche l'hamburger, si sente che è sul fuoco e quindi mangio un po' di carne. Poi fragole, nespole, pere, c'è ancora la Kinder fetta latte allo yogurt perché mia mamma continua a ricomprarmela. Siccome io non la trovo nel supermercato dove vado io non è ancora arrivata, dove va lei c'è, quindi ogni volta che va me la prende, anche se magari preferisco quella normale, bah sì, lei la prende così. Però dai, non è male.
mentre è buonissimo questo tè. Secondo me tra quelli zero, quindi quelli un po' più, penso, spero, privi di zucchero, questo secondo me San Benedetto è il più buono. Buonissimo anche quello che si trova da Eurospin, buonissimo, no, non tanto buono quello Carrefour, perché lascia in bocca uno strano sapore, non lo so com'è. Comunque, niente, io mangio. Mangio tranquilla, mi rilasso un attimo perché stamattina tutto di corsa e mi cambio e poi preparo per filmare oggi, così quando arrivo sono già pronta, tiro fuori tutto, attrezzatura, luci, telecamere eccetera, e poi sono pronta almeno per filmare e appunto dopo vado a fare una prova. Ah no, ecco, manca il pane, una cosa mancava in tavola, stavo cercando, manca il pane, mancano i fiocchi di latte che devo sempre averli con l'hamburger. E oppure il formaggio spalmabile tipo Philadelphia, quello leggero, quello light, e appunto il pane, perché non so voi, però io non so vivere senza il pane, è un problema. Sì. Comunque è incredibile, ragazzi, io penso di portare sfiga perché ho fatto giusto in tempo a dire: fa un caldo pazzesco, è uscito un sole fortissimo e si è annuvolato tutto, il cielo è diventato tutto scuro. Per fortuna la Penny non è sola perché sta arrivando Gigi. È diventato tutto nero e si è alzato il venticello, quindi mi sono messa un maglioncino non troppo pesante, abbastanza leggerino, però mi sono dovuta mettere le maniche lunghe, insomma. Sono, perdonate la luce, sono appena parcheggiato in un'auto silos, e adesso vado dalla parrucchiera. Però vi volevo dire una cosa, in questo momento non mi ricordo più. Ah sì, che sono riuscita a montare una prima parte del vlog che dovrei pubblicare domani, che avrei dovuto pubblicare oggi, ma sarà, spero, online domani. In realtà potrebbe essere già pronto a quest'ora, però ho avuto dei problemi, tanto per cambiare, con iMovie. Io ho un Mac, visto che ogni tanto me lo chiedete, un MacBook portatile Pro. Sì, dovrebbe essere il Pro, quello da 15,4 pollici, che precisione. Comunque, io utilizzo quello e uso iMovie per montare i vlog, perché me li fa più leggeri rispetto a Final Cut, che invece utilizzo per montare gli altri video, tutti gli altri, le altre tipologie di video. E ultimamente iMovie mi sta dando un po' di problemi, cioè mi importa i video, me li importa non della durata giusta, tipo a metà, alcuni ad esempio l'Italia, altri li importa tutti, ma mi taglia proprio l'audio, quindi si impalla il video e rimane la mia immagine ferma, non sento audio, non va avanti l'immagine, l'audio, niente. Quindi lo sto montando con Final Cut, verrà un video da non so, tipo 7-8 giga, va bene, però almeno riesco a montarlo. E devo risolvere questa cosa e devo capire se è la mia telecamera, ma non credo, perché altrimenti non riuscirei a montarlo nemmeno con Final Cut, o è proprio iMovie, non lo so, magari da, non lo so, cancellare, riscaricare di nuovo, boh, è un po' che mi capita, non sempre, però un po' mi capita. E vabbè, comunque adesso vado perché altrimenti faccio tardi, scappo dalla parrucchiera, vediamo, sono emozionatissima, non vedo l'ora di vedere qualcosa, è qualcosa. Eccomi a casa, ragazzi, non so se si sente ma sta piovendo, io sono qui al riparo sul dondolo. Penny sta mangiando un legno gigante, enorme. Non so come faccia a non farsi male. Comunque, questa non è una delle acconciature che abbiamo provato per il matrimonio. Ne abbiamo provate diverse. Alla fine ha disfatto tutto e ci siamo anche dimenticati di fare la foto. Mamma mia, però vabbè, tanto devo ritornare altre due volte. Di cui una con il velo, in modo da capire dove posizionarlo, come fissarlo per non arrivare impreparate quel giorno. E dicevo, appunto, mi ha fatto altre pettinature, alla fine abbiamo disfatto tutto, così anche Gigi non vede nulla, anche se vabbè, però sull'acconciatura si potrebbe anche lasciar capire, anche se, allora, abbiamo inquadrato, ho inquadrato quello che voglio, lei l'ha capito, però anche lei preferisce fare qualche altra prova, così da farmi vedere più tipologie di acconciature. Però comunque diciamo che abbiamo inquadrato. Quello che vi posso dire, perché così abbiamo disfatto tutto in modo che anche voi non vedete troppo, però comunque so che voglio una treccia, no, non una treccia come questa, è un qualcosa di particolare, non vi dico altro, però qualche treccia ci deve essere, non una treccia unica, ecco, sicuramente neanche le treccine, questo no, però una treccia bella grande, morbida, ci deve essere da qualche parte. Invece per stasera mi ha fatto questa trecciona, io non so se
so se si riesce a vedere qualcosa, però comunque la treccia di quelle che parte dal capo, che non sarò mai in grado di fare così bene, ovviamente, e poi dietro me l'ha fermata appunto facendo questo codino e poi mi ha arricciato un po' il ciuffo, però appena sono uscita dal parrucchiera, dal negozio, ha iniziato a piovere, io avevo il cappuccio fortunatamente, però è ovvio che il ciuffo un minimo si è smosciato, quindi dopo andrò a risistemarlo. E a questo punto non so se mettermi a filmare un tutorial di un possibile trucco, perché appunto non è sicuramente questa l'acconciatura, proprio mille per mille. Non so cosa fare. Quello che sentite è un corvo, penso una cornacchia, non lo so. Adesso mi metto un attimo sul divano, perché è arrivato anche Gigi, e intanto rifletto. Cerco di riflettere non con gli occhi chiusi, ma con gli occhi aperti, anche se la tentazione di fare un sonnellino c'è. Ragazzi, alla fine l'ho fatto. Mi sono messa prima a poltrire un po' sul divano e poi ho approfittato del fatto che Gigi è dovuto uscire un momento, è stato via circa un'oretta e quindi ho detto va bene, dai, proviamo a filmare un tutorial. Perdonate la frangia, però veramente ho preso l'acqua e è uno schifo, è da rifare, da sistemare. E ho filmato questo trucco, il tutorial di questo trucco, però non mi convince del tutto, quindi non so se lo caricherò. Sinceramente non lo so, c'è qualcosa che non mi convince del tutto, però in caso lo vedrete tra qualche giorno. E niente, adesso io vado a cambiarmi perché mi sono messa questo vestitino così per indossare qualcosa di chiaro, per dare un po' più l'idea di una sposa, anche se vabbè questo non è proprio bianco, però va bene. E vado a cambiarmi e poi usciamo, andiamo a mangiare. Ragazzi, scusate la faccia, perdonate la faccia, ma ho appena finito di fare una cosa tipo 10 starnuti, uno in fila all'altro, così, senza motivo, non so come mai. Comunque, stiamo andando fuori a cena, sto aspettando Gigi che è sceso un attimo dalla macchina e abbiamo portato la Penny da sua sorella perché stasera danno temporale, infatti è diventato tutto scuro, tutto nero, c'è un'arietta strana, c'è una luce strana nel cielo e ho paura che faccia come domenica scorsa, quindi avendo lei paura e me ne accorgo sempre di più, l'abbiamo portata dalla sorella di Gigi, così siamo tranquilli, lei è tranquilla, loro sono sempre contenti di averla a casa, nonostante i gatti sono un po' meno contenti, però loro si mettono in camera, si nascondono sotto il letto, la Penny è una tontolona, non sente nemmeno l'odore, quindi cioè, proprio non se ne accorge minimamente, loro ovviamente la sentono, stanno lì e poi quando lei se ne va tornano fuori. E cos'altro? Niente, ho tolto il rossetto perché così sono più pratica. Quando devo uscire a mangiare io preferisco non avere nulla sulle labbra, quindi ho messo giusto un po' di burro cacao. E però mi piace un sacco questa treccia, si sta spettinando, però devo dire che non è male anche così un po', non dico arruffata, però con qualche capello fuori posto è molto carina. Adesso provo a farvela vedere bene. Ragazzi, non so se riuscite a vedere qualcosa, non so se si vede. Non lo so perché è anche un po' buio in macchina. Boh. Che cosa? Il top è fantastico. Ragazzi, noi siamo a casa, è tardissimo, quindi mi fiondo a letto perché altrimenti domani non si alza nessuno, domani mattina. È stata una bellissima serata, abbiamo riso tantissimo, mangiato benissimo e non potete capire il tortino quanto era buono perché era al cioccolato fondente, il pan di Spagna, diciamo così, l'involucro all'interno cioccolato bianco, cioè una cosa buonissima, del tipo che si ingrassa solo a guardarlo, ecco, avete capito?